Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Oggi porto un piccolo report molto approssimativo con le mie opinioni dello sneak peek di Soul Fusion. Sto registrando, sono tornato a casa adesso che sono le 8, prima che mi dimentico tutto istantaneamente. Quindi mi reco in negozio, pago quello che devo dare per lo sneak peek, passa un po' di tempo, ci portano le bustine, io sono al tavolo in fondo, mi portano l'ultima busta, che solitamente è una sfiga incredibile. Invece, miracolosamente, per qualche divinità celeste, sbusto un Thunder Dragon. Non ho sbustato il Thunder Dragon da 50-60 euro perché sennò ero veramente euforico, però ho sbustato quello che sta sui 30-35, il Titan, mi sembra. E già lì gente che chiedeva di prenderlo e compagnia varia. Chi mi segue da un po' di tempo sa che io con gli scambi mi triggero abbastanza, infatti sono anni che non scambio più niente, però il deck non mi interessa assolutamente da giocare perché è l'ennesimo mazzo semi anti-meta con qualche bitone grosso e io di deck anti-meta ne ho una stiva, quindi non me ne facevo assolutamente nulla. Ho deciso di darlo via, insomma, l'ho scambiato. Per il resto ho sbustato molto bene perché ho trovato il Croc Dragon, ho trovato un po' di cartine sfuse che mi servivano per gli altri mazzi, quindi sono stato contento che ho trovato quelle. I Pancratius, che ne ho tre addirittura. Altre carte di rarità intermedie, insomma, non c'era niente di degno di nota. Ecco, ho sbustato un po' di DD che servivano per fare il mazzo aggiornato. Un po' di robina dei custodi di tombe, ma il grosso mi manca tutto, quindi devo aspettare la settimana prossima. Vabbè, oddio, la roba salamangretta non ne parliamo neanche, ragazzi, per favore, perché è meglio che stendiamo un velo pietoso. Comunque, tutto sommato non mi posso lamentare, ecco. È la prima secret che sbusto, l'ultimo sneak peek che ho sbustato una secret è stato quello del set con Firewall. Ecco, adesso mi sfugge il nome, però quel set lì. Quindi fatemi un po' un'idea di quanto tempo era che non sbustavo una secret. Oltretutto, ho deciso di darla via per il semplice fatto che un altro ragazzo di fianco ha sbustato due carte che mi servivano. Quindi non dico che ho plussato perché non è vero, anzi, ci ho rimesso anche qualche euro a fare lo scambio che ho fatto. Però perlomeno mi sono preso le carte che mi servono. Infatti, poi ho rimediato alla fine di tutto Orphazer Prime. È una Morgana Orchestrated, che è una roba che non si può neanche dire, ragazzi. Perché l'hanno chiamato così? È bruttissimo. Era meglio Orphazer, però vabbè. Comunque, il mazzo Orphazer. Sperando che con un box o in qualche modo riesco a rimediare un'altra copia della Secret degli Orphazer, perché mi serve in due pair. Però poi il resto sono stato contento. Ho anche rimediato già tutti i link, quindi felicissimo. Cominciamo a giocare. E il mio problema principale era che, nonostante che, come vi ho detto, ho sbustato bene e insomma niente da dire a livello di roba giocabile fuori dallo sneak. Per il resto invece avevo delle robe terribili perché ho il 3 per delle incandele, quella libro 0 d'attacco 0 difesa, 2 per del tizio fotonico 0-0. Non avevo mostri a parte Pancratius in pratica perché tutto era 1200, 800, tutta roba piccolissima, assolutamente inutile. Tre Pancratius, il Dinovresta da 1900 e un Salamangreat da 1200. Tutto il resto era mostri che non potevano attaccare neanche per sbaglio. Ti sono stato pestato abbastanza male perché lo sneak è finito 2-2, due partite vinte, due partite perse. Quelle che ho perso le ho perse proprio secche, 0-2, perché non potevo fare assolutamente niente. Aprivo o con le trappole o aprivo con i mostri impossibili da evocare o aprivo solo con i mostri piccoli che venivano distrutti malamente dal tizio Salamangreat che è 1800 perforante. È stato un po' tosto oggi. Fortunatamente al negozio mio hai dei vantaggi se arrivi sì alto in classifica, però successivamente tutto è dato in sorteggio, quindi alla fine credo non è che ti dispiace essere arrivato primo, ultimo, secondo, terzo, quarto, non te ne frega niente perché tanto viene sorteggiata roba alla fine. Chiusa parentesi e non mi posso lamentare. Con le tre bustine che mi hanno dato alla fine dello sneak, meglio che stiamo zitti perché sono riuscito a sbustare su tre bustine due folgo, ragazzi, come foil. Ho sbustato due folgo, rendetevi conto della tristezza di un uomo. Ah, è un altro Pancratius, almeno quello, dai. Penso che acquisterò un box settimana prossima. Spero di trovare quello che mi serve per buildare i deck che voglio. Quindi, ragazzi, io direi che per quello che riguarda lo sneak non c'è tanto da dire. Se qualcuno di voi lo deve ancora andare a fare, il mio consiglio per questo sneak peek è soltanto quello di tenervi stretti i Pancratius, perché sono veramente la carta che ti va a risolvere
La maggior parte delle partite, i Dino Wrestler sono fortissimi qui. O alternativamente un'altra strategia che è molto buona per questo sneak peek è l'engine dei Salamangreat con la carta magia continua che te li fa evocare continuamente. Per quello che riguarda altri consigli dello sneak, sinceramente non ho tante perle di saggezza da dispensare. L'altro giorno c'erano tanti di voi che nei commenti mi chiedevano come si fa a fare uno sneak. Molto semplice, andate in negozio, pagate. Solitamente partono da 20 euro in su gli sneak. E vi danno un pacchettino di buste, sigillato, aprite, scartate, fate un mazzo di minimo 20 carte, massimo quante ve ne pare a voi, però io non consiglio di metterne 5.000. Solitamente il ratio migliore sono 21-23 carte, meglio averne più di 20 perché almeno non rischiate di perdere di 1.000. Se capita che avete carte che fanno pescare o se andate in una situazione di stallo, perlomeno perde prima l'oppo di voi. Fatemi sapere come andate il vostro, se avete trovato qualche carta decente, qualche secret da Super Plus, che fine ha fatto, se resterà nel raccoglitore a prendere la muffa, se avete trovato da darla via o non lo so neanche io. Fatemi sapere sotto, mi fa piacere farmi un'idea anche di come sono i ratio di questi set. Per quel che riguarda le carte uscite nel mio local, non c'è stata troppa roba. L'unico Thunder Dragon grosso l'ho trovato io, e poi soltanto il Titan, il Colossal non è uscito. Sono usciti due pair del Drago Caos grosso Secret effetto Leviar, Leviathan, Levia Coso lui. Due Orphegel, quella che sto cercando io, la Prime. E un'altra Secret che adesso mi sfugge, però niente di incredibile, insomma, su 15-16 giocatori quanti eravamo. Bene, detto ciò, un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!